Edilizia sostenibile, industria, energie 4.0, questi i settori che fanno da traino a Abruzzo Green Economy, l'ITS che oggi ha aperto le porte con la giornata dell'Open Day, alla presenza del direttore, il sulmonese Carlo Imperatore. Una scuola che si apre al futuro e permette di lavorare in imprese o nell'edilizia sostenibile, una sfida sempre più possibile. Una scuola che diploma tecnici esperti in energia e industria 4.0 e in edilizia sostenibile, quindi sono due settori molto richiesti, sono due settori molto importanti della nostra economia. Ora ITS Academy rappresentano un'opportunità per il territorio e per tutti i nostri ragazzi, alternativa o complementare all'università. I nostri docenti, la maggior parte derivano dal mondo del lavoro, quindi hanno l'opportunità di vedere sul posto tutto quello che hanno appreso durante le ore di lezione. Un'opportunità molto importante per i ragazzi per creare subito un contatto con il mondo del lavoro e ad avere l'opportunità fin dai primi mesi di scuola di mettersi in gioco e di meglio specializzare anche gli studi che in questo percorso riescono a fare. Ottima iniziativa, l'ITS ormai è un sistema rodato, consolidato, un importante ente di formazione specialistica. La provincia dell'Aquila è socia della fondazione ITS, non da ora, da circa 10 anni, quindi abbiamo scommesso da sempre su questo sistema. Gli ITS sono degli strumenti di alta formazione post-diploma che formano delle figure che poi vengono assorbite direttamente dal mercato in modo veloce. E il mercato ha bisogno di queste professionalità e l'istituto dell'ITS di oggi, dell'alta tecnologia e energetica, è unico nel suo genere, non solo in Abruzzo, ma penso nel centro Italia.